Quello che è successo è terribile. Quante volte hai sentito questa frase oppure sei stato tu a dirla? Oggi in questo video voglio spiegarti perché utilizzare termini come terribile, orribile non sempre è salutare. Ma prima di addentrarci nel vivo dell'argomento, credo che sia fondamentale ricordarci alcuni principi fondamentali. Il nostro stato emotivo è la conseguenza e fortemente influenzato dal nostro modo di pensare, da quello che noi diciamo a noi stessi. Il dialogo interiore che noi abbiamo influenza le nostre emozioni, i nostri comportamenti, anche le nostre reazioni fisiologiche. Che cosa intendo con dialogo interiore? Intendo quel parlare continuo che noi facciamo con noi stessi. In maniera più o meno inconsapevole, noi parliamo continuamente con noi stessi, valutiamo delle situazioni, progettiamo il futuro, ricordiamo esperienze, parliamo, giudichiamo, ci diciamo tantissime cose. È importante valutare, è importante prendere consapevolezza della qualità del nostro dialogo interiore. Se vuoi approfondire il tema del dialogo interiore e del disagio psicologico, ti consiglio di vedere questo video qui in alto. Oggi voglio soffermarmi in modo particolare su termini come terribile oppure orribile. Spesso noi siamo abituati a queste forme di parlare estremo, spesso etichettiamo o sentiamo etichettare gli eventi come orribili, come terribili. Questi termini sono entrati a far parte del nostro dialogo interiore, con delle conseguenze non sempre positive. Se il nostro dialogo interiore influenza le nostre emozioni, il nostro stato d'animo, utilizzare termini così forti non fa altro che aumentare i nostri livelli di sofferenza. Se noi prendiamo consapevolezza di questo, possiamo anche cominciare a lavorare per cambiare il nostro dialogo interiore. Ma nello specifico, cerchiamo di capire perché non dovresti utilizzare termini come terribile oppure orribile. Quando noi utilizziamo il termine terribile per situazioni che in realtà sono solo fastidiose, non gradevoli, noi aumentiamo il nostro livello di sofferenza. Questo atteggiamento ci porta a concentrarci solo sulla nostra esperienza, non tenendo in giusta considerazione che nella realtà ci sono esperienze molto più spiacevoli. Gloria cadeva spesso in questa trappola, etichettava tutte le esperienze, anche quelle più spiacevoli, come terribili, come orribili, come insopportabili. Questo atteggiamento la portava a vivere un costante stato di ansia, un costante stato di tensione. E nel momento in cui si trovava a parlare con gli altri, veniva vista come quella che esagerava la sua sofferenza, senza tenere in considerazione la sofferenza altrui. Un'altra conseguenza di termini come orribile o terribile è quella di non vedere la realtà in una giusta prospettiva. Se noi etichettiamo come terribile un piccolo fastidio, come ad esempio il traffico, oppure un piccolo dispiacere, rischiamo di non dare il giusto peso alle cose positive. Quando noi utilizziamo il termine terribile per descrivere un piccolo dispiacere, un fastidio, qualcosa che non desideriamo, è come se stendessimo un manto negativo sulla nostra vita. Quel manto però va a nascondere anche le cose positive, va a nascondere anche gli aspetti della nostra vita per cui possiamo essere grati. Ad esempio, se etichettiamo come terribile il servizio di un ristorante, rischiamo di non vedere che abbiamo la possibilità di andare al ristorante, che abbiamo tutti i giorni del cibo sulla nostra tavola. È fondamentale riconoscere gli effetti negativi dei termini che noi utilizziamo, gli effetti
negativi di parole come terribile, queste parole che esagerano le esperienze spiacevoli. Un'altra conseguenza dell'atteggiamento di esagerazione è quello di creare insoddisfazione, perché quando noi esageriamo un evento spiacevole, quando noi lo percepiamo come terribile, noi smettiamo di valutare oggettivamente la realtà. Invece di vivere l'esperienza reale, noi viviamo quello che la nostra mente ci racconta, distaccandoci dall'esperienza oggettiva. Se tu stai dicendo che un film è terribile, in realtà stai mentendo a te stesso, perché quel film era spiacevole, poteva essere brutto, non consono ai tuoi gusti. Nel momento in cui tu lo etichetti come terribile, tu stai vedendo una realtà che in realtà non c'è. Un altro effetto del termine terribile è che ci porta a non tenere in considerazione, in giusta considerazione, gli eventi veramente catastrofici. Se noi etichettiamo come terribile il fatto di non riuscire ad andare al cinema oppure di essere arrivati tardi al lavoro, con che termine etichettiamo ad esempio un terremoto, una malattia incurabile oppure una catastrofe naturale? Se per noi terribile è non andare al lavoro in orario, non abbiamo termini per definire adeguatamente eventi che oggettivamente sono più gravi. Utilizzando costantemente termini come terribile oppure orribile, noi rischiamo di non dare il giusto peso, rischiamo di diminuire significativamente il peso di eventi oggettivamente terribili. Lo scopo di questo video è quello di farti riflettere sulla cultura dell'esagerazione di cui spesso siamo vittime. È importante capire che quando noi utilizziamo termini come terribile, orribile, noi stiamo esagerando alcune esperienze che sono solo spiacevoli. Questo dentro di noi porta ad un aumento della nostra sofferenza. Quando noi vediamo un evento come terribile, noi rischiamo di mettere in dubbio le nostre capacità. Nel momento in cui noi esageriamo un'esperienza spiacevole, rischiamo di percepirci come non adeguati ad affrontare quella situazione. La cultura dell'esagerazione ci porta quindi a sentirci meno capaci, meno adeguati, a credere di non avere le capacità e le competenze per affrontare le situazioni terribili. Cerca nelle prossime settimane di osservare il tuo dialogo interiore. Usi con frequenza termini come terribile, orribile, insopportabile? Se sei vittima di questo atteggiamento, ti consiglio vivamente di modificarlo. Impara ad osservare la realtà per quella che è. Impara, cerca di valutare la situazione per quella che oggettivamente si presenta, senza caricarla di significati eccessivi. Martina, ad esempio, dopo aver monitorato per diverse settimane il suo dialogo interiore, si è accorta di essere vittima di termini come terribile, insopportabile, intollerabile, orribile, tutti i termini che esageravano le sue esperienze spiacevoli. Ha deciso di abolire questi termini. Dopo alcune settimane si è accorta di non essere più vittima di attacchi di panico, di crisi di ansia o di momenti di profonda tristezza. Nel momento in cui hai imparato ad osservare la realtà senza esagerarla, anche il suo malessere si è placato. Quindi ti consiglio vivamente, se soffri di ansia, di depressione o se soffri di attacchi di panico, di lavorare sul tuo dialogo interiore, cerca di capire quali esperienze tendi ad esagerare. Se hai domande su questo argomento, tranquillamente scrivimi nei commenti. Poi ti consiglio vivamente di guardare questo video sulle cause profonde dell'ansia. Quindi
Qui, se non lo hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento.